Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film che esce questa settimana, un nuovo capitolo della saga Ghostbusters che arriva al quinto capitolo ed è Ghostbusters Minaccia Glaciale. Film diretto, questa volta no, non più da Jason Reitman, ovvero il famoso figlio di Ivan Reitman che purtroppo pochissimi anni fa ci ha lasciato, ma la regia è stata affidata a Jill Keenan e ne parlo con grande piacere con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Buongiorno, ciao Giulio. Allora, parliamo di questo quinto capitolo che non ho detto la data d'uscita, ma è l'11 di aprile, doveva uscire a fine marzo, ma poi è stata posticipata e quindi arriva proprio questa settimana. In questo quinto capitolo, di cui io e te discuteremo in maniera non accesa, perché noi, i nostri modi sono sempre pacchiati, ma questo quinto capitolo segna un po' il ritorno alle origini, come si era visto nel capitolo precedente, perché torniamo a New York, torniamo nella mitica caserma dei pompieri, dove tutti noi ci siamo divertiti negli anni '80 a salire e scendere dalla pertica per, come dire, iniziare un nuovo corso di Ghostbuster tra passato e futuro. O sbaglio, Pierpaolo? No, 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 perché beh, le basi erano già state messe con la Legacy di 3 anni fa, se non ricordo male, Sì. e con l'introduzione della famiglia Spengler, che continua questa tradizione. Questa volta però si miscela molto di più con il vecchio gruppo dei Ghostbuster, quello originale, e devono affrontare questa nuova minaccia glaciale che arriva dal passato con un nuovo demone che è pronto a scatenare la sua furia, questa volta non con invasioni, però insomma c'è il ghiaccio perché lui nel passato era già intervenuto glaciando tutti quanti, facendo leva naturalmente sulla paura che riesce a scatenare. Diciamo solo, aggiungiamo solo due cose nella trama. Innanzitutto abbiamo dei nuovi personaggi, ma scopriamo anche che i vecchi Ghostbusters avevano elaborato, avevano condotto uno studio in un bassifondo, dove appunto, come hai detto tu, qualcosa del passato ritorna e queste, possiamo dire, queste due nuove squadre si uniscono per combattere questa nuova minaccia. Dico due squadre perché appunto abbiamo diciamo, i vecchi Ghostbusters con questi nuovi teenager Ghostbusters, ecco. Sì, beh, la trama, il progetto Ghostbuster è un progetto che aveva fatto la fortuna con il primo, naturalmente, poi ha proseguito con un secondo che era decisamente più debole, anche negli anni Ottanta, ricordiamolo. E 89, 89. 89, Io sì. sono Vigo. Esatto, però insomma era abbastanza. Insomma, però la trama è sempre quella: cioè ci sono questi fantasmi che stanno invadendo New York, ci sono questi acchiappafantasmi che corrono in soccorso della popolazione, c'è la politica che naturalmente è sempre un po' ottusa e non capisce quello che stanno facendo, lo schema si ripete, si è ripetuto con il secondo. Poi vabbè, c'è stata la variazione sul tema femminile e poi si è ripetuto ancora con la Legacy e anche con questo. Quindi lo schema è sempre il solito. Quello che naturalmente cambia in questo film è l'introduzione di nuovi personaggi e l'evoluzione di quelli precedenti, perché abbiamo un nuovo Mastro di Fuoco che Sì. arriva e che è un attore sempre molto simpatico che Kumail Nanjiani, che abbiamo apprezzato in The come Big cazzo si Sick, chiama? che avevamo visto, The Big Sick. In The Big Sick, sì, no, The Big Sick, il suo film come regista in generale che raccontava la storia della sua vita e soprattutto con la serie TV Silicon Valley. Quindi abbiamo l'introduzione di questo nuovo personaggio e poi l'evoluzione di quelli precedenti.
perché c'è sempre naturalmente Paul Rudd nei panni del professore che ormai è entrato anche lui nella famiglia Spengler, insomma un po' di soppiatto, però qua ha il suo da fare a tenere a bada i due figli, e soprattutto c'è l'evoluzione della figlia, cioè di Phoebe, che già avevamo visto in azione nel precedente Legacy, e che qua ha un'evoluzione notevole, perché è quella che prende contatto, entra in vero e proprio contatto con l'ultraterreno, ed è quella che, oltre a essere la più geniale, la più coraggiosa probabilmente tra tutti quanti, è anche quella che probabilmente è anche un po' la più tenera, la più debole, e quindi un po' questa debolezza potrebbe far cedere le difese dei Ghostbuster e permettere l'avanzata di questo cattivo Garrak, che arriva appunto, dicevamo, dal passato, e potrebbe appunto invadere tutta quanta la città. Allora, così, analizzando il film, abbiamo visto entrambi in anteprima, vorrei dare un mio parere, poi sono curioso di sentire il tuo, che non è un parere, diciamo, positivo per questo nuovo Ghostbusters, sotto tanti punti di vista. Anzitutto l'ampiezza del cast, secondo me, è un motivo che distrae tantissimo, perché ci sono troppi personaggi in gioco. La tenerezza di McKenna Grace, che interpreta Phoebe, è secondo me l'unico aspetto del cast veramente coinvolgente, soprattutto su quell'episodio a cui hai fatto riferimento, cioè, non scendiamo nei dettagli, cioè la volontà di comunicare col mondo extraterreno o dei fantasmi, ecco. Quei momenti li ho trovati anche molto carini. Il resto del cast, sono onestissimo, l'ho trovato decisamente fuori ruolo, direi quasi tutti, anzi direi tutti. Paul Rudd non è divertente come siamo abituati a vederlo, non è inserito bene, secondo me è particolarmente bene nella storia. La stessa cosa, lo dico per un new entry, che come il Najani, che vorrebbe essere anche, da un punto di vista narrativo, è un elemento di congiunzione. Però vorrebbe essere anche un momento ironico, che secondo me è uno dei grossi punti deboli di questo film, cioè l'ironia manca praticamente sempre. E diciamo, la critica ancora più deludente è il cast vecchia scuola, perché l'ho trovato assolutamente svogliato, a partire da Dan Aykroyd, ma anche Bill Murray, un po' Ernie Hudson, ma neanche più di tanto. Però simpatico è il cameo di William Atherton, che torna a essere il sindaco ottuso, che nutre una viscerale antipatia verso i Ghostbuster, e quel momento fa abbastanza ridere. Sono curioso di sapere anche il tuo parere sul cast, poi guardiamo anche tutto il resto. No, allora c'è l'affollamento, bisogna ammetterlo, questo è il punto debole secondo me di questo film, ci sono troppi personaggi, ma è un momento effettivamente che deve segnare un passaggio, cioè non riusciamo noi siamo innamorati e c'è questa mania naturalmente ancora che vive dopo decine e decine di anni intorno ancora a un film che segnò l'epoca, perché era un film estremamente innovativo, perché miscelava il fantastico alla commedia, il colossal alla commedia, cose effettivamente diverse, e quando uscì all'epoca sorprese, tant'è che insomma stanno andando avanti da decenni a riproporre lo stesso franchise, quindi qualcosa deve essere pur rimasto. È normale che ci sia un passaggio del genere, un passaggio generazionale, e quindi il voler mettere a tutti i costi, tenere sempre ferma questa congiunzione tra passato e presente, un po' per andare a catturare tutte le varie fasce d'età, è forse l'inevitabile punto debole del film.
Secondo me invece il film deve partire da qua, cioè il prossimo, probabilmente il prossimo, anzi sicuramente ci sarà un prossimo Ghostbuster, perché visto com'è esordito e gli incassi faranno prevedere che ci sarà sicuramente un altro Ghostbuster, e dovrà ripartire dalla nuova famiglia Spengler, allontanandosi sempre più da quello che era il cast iniziale e originale, e che tutti quanti siamo andati a rivedere con un po' di tenerezza nello scorso episodio, e che rivediamo sempre con piacere. Però sono d'accordo, Bill Murray soprattutto è molto stanco, sì. gli altri se la cavano sempre, anche il personaggio di Ray con Dan Aykroyd, insomma la sua parte la fa, insomma, ed è anche quello che forse insomma si impegna più di tutti, secondo me. Però è normale che ci sia in un franchise, come dicevamo, che è in evoluzione, che è in trasformazione, era inevitabile che ci fosse un affollamento di questo genere. Il regista non li riesce a gestire tutti bene, perché i troppi personaggi si perdono, però i pochi, e soprattutto sono d'accordo con te, con Paul Rudd, che è quello forse più sacrificato di tutti, però il fatto di aver fatto evolvere il personaggio di Phoebe, il personaggio del fratello, e secondo me tutto sommato aver posto le basi per quello che potrebbe essere il prossimo film, a me mi ha fatto intenerire. Comunque è un film che si fa godere, perché è una favoletta semplice che ricalca come schema quelli vecchi, e tutto sommato si fa guardare per le due ore, non ti entusiasma, perché non è un film entusiasmante, non sono diciamo uscito che non entusiasma mai Pierpaolo, possiamo dire. Ma non è vero, no, non è vero. Ci sono dei punti, secondo me c'è un bellissimo inizio, invece, il prologo l'ho trovato molto molto bello, ci sono dei momenti in cui invece gli anni 80 ritornano prepotentemente, ma riveduti. Ci sono degli agganci ad altri film, soprattutto Casper, e questo l'ha trasformato in quello che poteva essere una commedia d'azione in una favola d'azione, e questo è l'ho trovato invece un punto di forza di questo film. E posso dire che, come Febe e te, è stata tenera anche tu nel giudicarlo, sei molto tenero. E io sono un po' più, così, come dire, un po' più rigido su questo aspetto. E anche la sceneggiatura, che come detto è firmata sì dal regista Gil Kenan, ma è cosceneggiata perché c'era anche Jason Reitman, che in prima battuta doveva anche dirigere il film e poi in corso d'opera ha lasciato il progetto. E secondo me anche la sceneggiatura ha degli alti e bassi non indifferenti. Concordo che la partenza, secondo me, è piacevole, ma poi tende un po' a soffocare, a, non so, anche un po' indecisa, un po' non chiara la direzione dove voleva andare. E soprattutto, caratteristica dei Ghostbuster è quella di cercare l'elemento ironico, e qua l'ironia viene o utilizzata male o ce n'è molta meno rispetto a quanto eravamo abituati anche nel capitolo precedente, per rimanere anche collegati ai film più recenti. Sì, ma ritorniamo sempre a quello che dicevo all'inizio, cioè dobbiamo pensare a un'evoluzione del genere, non è più la commedia fantastica, e quindi deve andare a perdere un po' probabilmente dell'ironia, anche perché non puoi pensare che Paul Rudd, tutto il bene che gli vogliamo, abbia un minimo di capacità comica o di forza comica come poteva averla Bill Murray 30 anni fa o 40 anni fa, di quant'è che è, o lo stesso Dan Aykroyd, sì. Quindi lo stesso Ivan Reitman con la sua maschera, insomma, glaciale, insomma ci sono dei personaggi che non possono essere ripetuti, e quindi secondo me gli sceneggiatori, tra l'altro il regista che era stato sceneggiatore di quello precedente, certo, quindi sì, vero. Sono scambiato un pochettino tutte e due, secondo me hanno voluto trovare questa fase evolutiva trasformando il film, perché non puoi andare avanti a rifare lo stesso film, ma giustamente, e devi pensare di farlo in un altro modo.
probabilmente, non so se la strada sarà questa, che poi si terrà anche nei prossimi, però dargli una veste un po' più favolistica, secondo me invece un po' più, sì, un po' più sul, abbandonando quella fase, quella vena ironica che non si poteva ripetere, e prendere invece altri elementi che sono più nelle corde di questi attori e probabilmente anche degli sceneggiatori, che non possono avere, non hanno per le mani lo stesso materiale umano e attoriale che avevano i primi Ghostbuster. Ricordiamo, proprio per essere precisi, che il primo Ghostbuster è esattamente di 40 anni fa. Proprio 40. Sì, no, avevo detto 30, ma mi sembrava troppo presto. No, 40 anni per esatti, perché è uscito nel 1984, quindi esattamente 40 anni. E il segno sì l'ha lasciato. L'unico aspetto, secondo me, veramente positivo è l'aspetto estetico, visivo, effetti speciali, pur essendo un film che non aveva un budget particolarmente ampio, perché è un film che è costato 100 milioni, che sembrano tanti soldi, ma visto anche quanti attori ci sono, vecchi e nuovi, e visto quanto costano i colossi adesso a Hollywood, che si parla di esattamente bene il doppio, devo dire che da un punto di vista proprio di effetti visivi, effetti speciali, trovate anche i fantasmi, sono fatti molto molto bene. Ricordiamo che ci sono fantasmi nuovi, ma c'è anche qualche fantasma qua e là vecchio a cui vogliamo bene, e quindi da un punto di vista invece estetico, su quello io sono assolutamente favorevole, perché visivamente è bello, secondo me è un punto di forza. Non so cosa ne pensi tu, Pierpaolo. Sì, ma ti dico, questo secondo me è sempre stata un po' la cifra del Ghostbuster, quello di avere questa capacità di impressionarti dal punto di vista visivo, sia 40 anni fa, con degli effetti che rivisti oggi sono abbastanza ridicoli e quasi alla Harryhausen, dei movimenti, no? E rivisti oggi, effettivamente, insomma, pensati ad oggi, devono essere invece, sono di tutt'altra foggia. Quindi la cifra è rimasta, ma anche quello del miscelare vecchi e nuovi fantasmi deve essere un punto di passaggio per arrivare al prossimo. Vedremo se il prossimo riuscirà ad evolvere e a staccarsi definitivamente da quello originale, va bene. Se invece continuerà a cercare, insomma, mantenere il vecchio pubblico, che sarà sempre più vecchio, che probabilmente farà sempre più fatica a ricordarsi com'era il film di 40 anni prima, ecco, allora insomma ne discuteremo. Per il momento invece io ti dico, io mi sono divertito, mi sono intenerito, e a me vivere sempre queste avventure insieme a questi cialtroni mi fa sempre ridere. Il film è Ghostbusters Minaccia Glaciale, dall'11 aprile nei cinema italiani. Come dire, CineTV Land si è diviso in due, io Giulio Non ne sono per niente entusiasmo, invece Pierpaolo, come avete sentito, è decisamente più favorevole. Quindi, come diciamo sempre, se lo andate a vedere, commentate qui sotto e volentieri leggeremo quello che ne pensate. Per questa recensione è tutto, come sempre grazie Pierpaolo, ciao a tutti, alla prossima.